Calcio d'inizio della partita, vediamo qua in tribuna sono arrivati Pantano e Perugi, due che solitamente sono nell'undici titolare di mister Baiano, probabilmente anche sicuramente anche le loro assenze hanno pesato molto nelle scelte del mister Neroverde, quindi il countdown è terminato, il direttore di gara mette il fischietto in bocca, intanto vediamo una presenza massiccia dei tifosi, è iniziata la partita qui al stadio Bellucci di Agliana con l'Aglianese che parte col suo consueto schema da palla lunga, neutralizzato bene D'Annucci che esce al limite dell'area di rigore e fa ripartire subito i suoi, lancia all'indirizzo di Colombi, sbuca dietro la difesa neroverde anche il numero 7 a Diego Mobilio che difende il pallone, poi Torrini va a pressarlo e regala un calcio d'angolo ai Lanieri, quindi primo corner della partita in favore del Prato, si batte dalla destra e se ne occuperà col numero 32 Trovade. Anzi, Trovade riceve il pallone, mette in mezzo di sinistro, un cross verso Colombi, mette fuori Remedi, palla fuori per Nicoli, prova la botta respinta, Mattiolo pensa al contropiede, punta il numero 24 del Prato, supera il primo pressing, 3 contro 2 Aglianese, palla allargata, sbagliata, però ancora l'Aglianese con Mirval che tocca per Mariani, Mariani limite dell'aria, vede dall'altra parte Grilli, poi serve Mattiolo, Mattiolo pensa al tiro, lo prova, contrastato dal Prato in maniera regolare secondo il direttore di gara, adesso un 1 contro 1, Colombi contro Bruni, fallo del numero 14 Bruni, subito cartellino giallo per lui, proteste del capitano Remedi nei confronti dell'arbitro Stefano, un avvio di gara insomma già frizzante, ce lo aspettavamo. Sì, ovviamente grande partenza, fortunatamente la pioggia ha smesso nel corso della nottata, il campo del Bellucci è quantomeno praticabile da un punto di vista regolamentare perché temevo che se la pioggia fosse caduta anche oggi ci sarebbe stato anche il rischio di poter giocare questa partita, ovviamente il terreno non è al meglio ma quantomeno è praticabile, è un Prato che ha subito cercato di imporre il proprio gioco ma abbiamo visto subito anche una grandissima ripartenza da parte dell'Aglianese che sta attraversando come i biancazzurri un grande momento di forma, o meglio l'Aglianese ha superato una fase critica, dunque sarà un derby davvero affascinante, tra l'altro per me anche un po' romantico perché ti dico che nel lontano 76 io ho visto la prima partita del Prato qui portato da mio padre ad Agliana prima che a Lungo Bisenzi. Quindi un significato particolare anche per chi sta in tribuna, l'Aglianese intanto recupera palla con Mariani che parte il contropiede, solo lui e Mirval a sfidare la difesa bianco-blu, esce bene il numero 4 Angeli e rimessa laterale affidata a Bigica, vediamo intanto l'Aglianese che sì, sembra schierarsi proprio con la difesa a 3, rimessa laterale lasciata a Oliveri, si fa vedere Remedi che cerca subito in avanti sulla sua linea Mariani, fa sua la palla però Nucci senza troppi problemi, sbagliato il passaggio del capitano neroverde, Aglianese oggi maglia bianca con le maniche neroverdi, Prato in divisa completamente blu, maglietta, pantaloncini e calzettoni, attacca dalla destra verso sinistra del vostro smartphone, del vostro computer, mentre l'Aglianese da sinistra verso destra, ultra del Prato che non hanno smesso di cantare un attimo dall'inizio della partita, una bella cornice di pubblico oggi al Bellucci e tante sono le persone che sono ancora in fila in biglietteria per entrare, quindi insomma affluenza forse anche superiore alla media, alle aspettative, questa fallo qui intanto fischiato al numero 14 Cela, se ne occupa Remedi che lascia poi a Oliveri, Mariani sulla linea del fuorigioco, Bigica sulla linea laterale, lancio lungo all'indirizzo di Mirval che difende palla, aspetta Mariani, non si capiscono i due, esce quindi tranquillo Nucci a prendere la palla e a farla sua senza troppi problemi, ripartire dall'ex neroverde, dall'ex capitano neroverde Colombini, smista la palla sulla sinistra verso Angeli, serve ancora Colombini, avanza palla al piede del numero 5, palla in avanti per Mobilio che cerca Colombi, scivola bene Prati e fa sua la palla, però riconquista subito il Prato con Nizzoli, Aprili, Angeli, minuti di gioco per il momento, un'azione pericolosa per parte, entrambe non concretizzate dalle due squadre, punteggio sullo 0-0, insieme Mirval recupera palla per un istante, poi ce l'ha sempre il Prato in possesso col numero 24 Soldani che rifà tutto da capo, si pensa al cambio gioco e si effettua verso Angeli che poi torna però sulla fascia destra,
taglio centrale all'indirizzo di Colombi, buono però l'intervento del numero 13 Montuori che recupera palla, Mariani perde il duello con il numero 4 Angeli che recupera palla, riparte il Prato sulla sinistra col numero 14 Cela. Di destro torna dal capitano che la mette in mezzo verso Colombi, spizza di testa, palla fuori, la guarda uscire Spurio, oggi in tenuta tutta completamente nero-verde, quella che solitamente è la maglia della prima squadra, quest'oggi la indossa il portiere, non c'ha né la divisa gialla né la divisa nera, oggi indossa una maglia a strisce nero-verdi. 0-0, sono passati 5 minuti di gioco, insomma le due squadre non si stanno risparmiando, però per il momento sta mancando il gol, ma sono passati come detto appena 5 minuti e vedremo quello che si svilupperà. Quello che si vede, Stefano, il campo è sì praticabile, però qualcuno forse ha sbagliato i tacchetti o è molto più scivoloso del previsto? Allora, preciso, il campo è praticabile nel senso che si può giocare perché, ripeto, le previsioni del tempo avevano messo una giornata non piovosa oggi e questo mi ha tranquillizzato. Attenzione, parte il contropiede dell'Aglianese. Mirval entra in area di rigore, prova al destro, la parata clamorosa di Nucci con la mano destra, però la palla è ancora in possesso dell'Aglianese. Mariani viene atterrato, non si fischia fallo, protestava il Prato. Attenzione però alla ripartenza dall'altra parte, Montuori copre Spurio che di sinistro appoggia verso Grilli, la prende però Colombi palla se l'allunga troppo poi e Spurio ancora la fa sua, ma grande intervento del classe 2003 del Prato, Nucci con un intervento provvidenziale ha salvato il risultato. Il Prato protesta, secondo loro Mirval era in fuorigioco, il guardaline non ho però alzato la bandierina. Finisci pure, Stefano. Sì, dicevo del campo, fortunatamente la pioggia oggi non era stata messa dalle previsioni mete, allora lì ho capito che quantomeno si poteva giocare, perché se oggi fosse stata giornata piovosa qui non giocavi, ed è chiaro che comunque il campo è praticabile ma non è perfetto, questo lo vedono anche i nostri telespettatori che ci stanno seguendo in questo frangente, quindi ci sono delle gibbosità, ci sono delle situazioni sconnesse che possono creare delle difficoltà. Intanto la partita si sta sviluppando, quando siamo arrivati esattamente al 7° minuto del primo tempo, su quella situazione che avevamo un po' visto all'inizio, Prato che sta attaccando, Baglianese molto brava a partire di rimessa al di là della posizione di Mirval, comunque c'è stata questa azione velocissima, bravo, attento Nucci che è stato bravo nel deviare. Intanto Mobilio recupera un bel pallone, parte il contropiede con Colombi, ma c'è subito l'intervento preciso da parte della retroguardia nero-verde a far chiudere questo tentativo di ripartenza del Prato. Quantomeno in questi primi 7 minuti e 5 secondi del corso del primo tempo si vede la voglia di far gioco, di attaccare da parte delle due squadre. Non è una gara per attendisti, come si suol dire. Esatto, l'Aglianese che prova intanto sulla sinistra a fare male con il triangolo tra Mattiolo e Torrini che non si concretizza. Remedi intanto prima ha fatto un ottimo recupero palla, sottolineato da Stefano ma anche dagli applausi del pubblico di fede nero-verde. Qui intanto Mariani e Bicica intercettano un pallone diretto a Capitan Nicoli, l'appoggiano a Spurio che col piede mancino rinvia a lungo, sbaglia però il rinvio e la consegna al capitano del Prato che cerca la rimessa e la ottiene. Secondo il guardaline la palla era fuori, non d'accordo mister Baiano con la segnalazione dell'assistente dell'arbitro e Nicoli quindi batterà un fallo laterale sulla sinistra, sulla tre quarti, appoggia dietro per il numero 4 Angeli. Aprili, ancora Soldani, centrale per Colombi, Grilli però è più veloce di tutti, alza la testa il numero 17, serve Mariani che torna all'indietro da Oliveri, alza la testa anche lui, torna dal 77, ancora Oliveri, tanti passaggi tra i due in questo frangente di partita. Grilli intanto sbaglia lo stop anticipato dal numero 24 Soldani, poi il rimpallo favorisce però l'Aglianese, chiede un fallo Soldani, il direttore di gara gli dice che non c'è assolutamente gli estremi per un fischio e quindi Bigica può ripartire dalla tre quarti difensiva con una rimessa laterale. Mirva all'incontro, Mariani anche, Grilli, alla fine il prescelto è Remedi che serve Mariani, prova il passaggio di prima, non riesce, Soldani contro Remedi, si lotta a metà campo, la riprende alla fine Remedi, esce con la palla al piede, prova a ottenere un fallo laterale, questa volta la palla è uscita in favore dell'Aglianese, porta via la palla a Nicoli di esperienza, la consegna poi a Bicica che si occuperà ancora di un fallo laterale, il terzo in pochi minuti. Bicica
verso Mariani, gira di prima d'esterno ma Mirval non era pronto a ricevere il pallone. Colombi prova a girarsi in mezzo a due, gli riesce bene, palla lanciata poi un po' alla scoperta, ma Mobilio è veloce, supera Montori che poi però fa buona guardia e recupera la posizione nuovamente e riesce a ritrovare la palla, concedendo però un calcio d'angolo. Supera e controrisupera tra Montori e Mobilio in questo caso, alla fine alla meglio il Prato che ottiene un calcio d'angolo, se ne occuperà Capitan Nicoli, quindi secondo corner in favore dei Lanieri, anzi no, è rimessa laterale, scusatemi, avevo visto male, rimessa laterale sempre a carico di Capitan Nicoli, che riceve nuovamente il pallone, anzi no, è per Soldani, la mette in mezzo di sinistro, svirgola un po' la palla, però deve uscire Spurio e farla sua, poi dice qualcosa al numero 9 Colombi, però fair play tra i due, insomma. Per il momento, Stefano, la partita sembra che si stia vivacizzando sui ritmi di gioco, sulle azioni, però insomma le due squadre in campo per ora rispettano un comportamento di fair play. Certamente un derby sentito, ma c'è grande stima da ambo le parti. L'Aglianese ha fatto un grande inizio di campionato con un ottimo lavoro dirigenziale anche da parte del DS e da parte di una società che ha allestito una squadra che è tornata nei vertici della classifica del campionato. Intanto i tifosi neroverdi hanno già visto all'azione Andrea Diego Mobilio, giocatore da una forza offensiva straordinaria in un grandissimo momento di forma, mentre in questo istante il gioco viene fermato perché dovrebbe essere a terra Mirval e quindi stanno per entrare sul terreno di gioco i sanitari dell'Aglianese. C'è Colombi che ha una gran voglia matta di far gol, adesso è a colloquio con Cosimo Oliveri, già come diceva in precedenza qualche scontro in area di rigore, infatti il numero 9 della formazione biancazzurra e il numero 30 classe 2005 Oliveri stanno dandosi la mano come a concludere un duello rusticano che qualche istante fa aveva infiammato l'area di rigore dell'Aglianese. Intanto non dovrebbero esserci problemi per Mirval se non vado errato, dunque si può riprendere con il portiere Spurio che sta controllando la sfera all'interno della propria area di rigore. Prato che deve fare attenzione al contropiede dell'Aglianese, abbiamo visto per esempio domenica scorsa come Mariani abbia fulminato i difensori del mezzolare a Budrio con una volata davvero straordinaria. Riparte l'Aglianese. Palla lunga, Mirval anticipato dalla difesa del Prato che fa buona guardia, respinge, ancora Prati contro respinge, Torrini prova a cercare Mirval ma la controlla però Remedi, la fa su, alza la testa e torna dal classe 2004 col numero 14 sulla schiena che allarga tutto per Torrini, passaggio un po' corto, Torrini ci arriva, cerca il fallo e lo ottiene ai suoi danni dal parte del numero 23 Nicoli, si infiamma la tribuna dedicata alla curva del Prato che non è d'accordo con il fischio di Peletti Stefano, il direttore di gara odierno della sezione di Crema. Intanto si è ripreso a giocare con Montuori. Montuori che allunga il passo e prova ad andare avanti, dribbla 3-4 linee di pressione e continua ad andare avanti, poi esagera, cerca troppo, però Torrini ha già riconquistato la palla, adesso il Prato è schiacciato, l'Aglianese può guadagnare qualche metro con Grilli, Mariani, palla sbagliata di Grilli, era un'ottima occasione perché Mariani sarebbe stato a tu per tu con Nucci che però ricordiamo già in precedenza ha dimostrato tutte le sue qualità, è un classe 2003 quindi giovanissimo il portiere del Prato ma ha già compiuto un intervento provvidenziale su Mir qualche minuto fa. Intanto siamo giunti al 12° minuto e 40 secondi, 0-0 ancora il punteggio tra Aglianese e Prato, qualche occasione per parte ma niente di che. Intanto contropiede dell'Aglianese con Grilli che lancia Mattiolo, esce bene Nucci, proprio portiere del Prato di cui stavamo parlando prima, Colombi che chiamano il fuorigioco difensore dell'Aglianese, non ravvisato dal... Attenzione ancora con il 14, Cela che salta a Bigica, mette in mezzo, mani dietro la schiena per Oliveri, non protesta neanche il Prato, calcio d'angolo numero 3 per il Prato, quindi ancora dalla bandierina la squadra blu. Salgono dalla difesa Angeli e Colombini, sale anche il numero 8 Aprili. Rientra nella propria metà campo invece in difesa il numero 23 Nicoli, capitano. Calcio d'angolo per il Prato, palla in mezzo, Spurio prima esce, poi cambia idea, addomestica Colombini perché il calcio d'angolo è lungo, appoggia verso il suo capitano che pensa ad andare indietro ma poi invece punta Grilli che non si fa saltare, buono il recupero di Grilli, adesso però è solo il numero 17 dell'Aglianese che lancia Mirval dall'altra parte, buono l'intervento di testa da parte del numero 32 Trovade che fa ripartire l'azione del Prato, deciso Remedi, recupera palla, poi 1-2 del Prato con Trovade che allarga verso Cela.
Remedi e Oliveri a fare da guardia, doppio rimpallo, alla fine la palla è per il Prato, rimessa laterale. In questi ultimi minuti sta salendo il Prato, Stefano. Tengo la cronaca un attimo, cross sbagliato, dicevamo il Prato ha aumentato un po' i giri, l'Aglianese fa un po' fatica adesso. Soprattutto cercando di sfruttare l'asse di centrocampo Trovade Cela, che su questa corsia di sinistra ha già orchestrato un paio di azioni importanti nate da recuperi in chiave difensiva. In precedenza abbiamo sentito il mister Lucio Brando arrabbiarsi notevolmente con i suoi quando l'Aglianese stava tenendo un po' troppo palla. Il mister della formazione biancazzurra non vuole concedere ovviamente in maniera prolungata l'iniziativa agli avversari. Il Prato deve costruire, deve cercare di far ritmo e ripartire bene dal basso, cosa che non era accaduta in precedenza. Adesso c'è una fase di inerzia favorevole alla formazione biancazzurra, mentre in sottofondo sentiamo i tifosi del Prato del settore ospiti, oltre 300 i biglietti venduti in quel lato lì, ma anche in tribuna centrale e laterale dove oggi era aperta la biglietteria. Ci sono tifosi dell'Aglianese, ma ce ne sono tantissimi da parte dei tifosi del Prato, e crediamo, vedo che Giacomo si sta voltando, che ancora c'è qualcuno che sta espletando le operazioni di ingresso qui allo stadio. Come vedete dalla sovraimpressione siamo al quarto d'ora, ma qualcuno deve ancora entrare, vero Giacomo? Sì, ci sono circa una trentina di persone perché l'affluenza allo stadio oggi è stata veramente micidiale, sicuramente superiore alla media, mi immagino, di quello che si aspettava la società neroverde, quindi qualcuno sta ancora aspettando di entrare. Intanto la partita va avanti, come ha detto Stefano giustamente, siamo arrivati al quarto d'ora del primo tempo, siamo a un terzo del primo tempo. Tra l'altro Giacomo, oggi doppio lavoro per la biglietteria perché se non sbaglio è giornata neroverde, quindi non valgono gli abbonamenti. Esatto, anche gli abbonamenti, anche coloro che avevano diritto all'ingresso pagato, non era oggi giornata neroverde, come spiegato dalla società già a inizio stagione. Ci saranno due giornate neroverdi, una è stata questa, l'altra ancora da decidere, verosimilmente sarà il derby con la Pistoiese, il ritorno che sarà in casa. Insomma, diversi anche gli organi di stampa accreditati quest'oggi, insomma un'affluenza importante al Bellucci come non si vedeva da diverso tempo. Siamo giunti intanto al 16° minuto e 15 secondi nel primo tempo, ancora 0-0 il risultato al Bellucci di Agliana. Prato che attacca sulla sinistra, Bigica prende la palla, poi Oliveri per Mariani, Mirval si lancia nello spazio, è veloce, è più veloce di Colombini, Mirval verso la porta, invece Colombini recupera alla grande, grandissimo intervento dell'ex neroverde e poi completato dal numero 8 Aprili, che crede di aver salvato il corner, non è d'accordo, ha qualcosa da dire al guardaline, probabilmente non le ha fatto i complimenti per l'operato perché era convinto il numero 8 di aver salvato il corner. Quindi primo corner in favore dell'Aglianese, Mattiolo sul punto di battuta. Salgono tutti i difensori dell'Aglianese, sta arrivando anche Prati, Grilli, Bigica e Mariani fuori dall'area di rigore, poi il resto tutti in aria. Prato invece con 10 effettivi nella propria area di rigore, tutti a difesa della porta di Nucci. Palla lunga di Mattiolo sul secondo palo verso Montori che spizza in aria, non ci arriva però nessuno, il Prato lancia la palla in avanti per provare la ripartenza, Spurio fa buona guardia e butta fuori il pallone in rimessa laterale per non rischiare niente. Si riposiziona l'Aglianese, rinizia l'azione del Prato con una rimessa laterale dalla metà campo parte destra. Fischio del direttore di gara, intanto non sappiamo... Invertita la rimessa laterale, mi dicono dalla regia, grazie Gianmaria, è invertita la rimessa laterale a favore dell'Aglianese, dunque probabilmente controfallo della squadra pratese, ero distratto a guardare altro, scusatemi, non mi sono accorto di questo frangente. Intanto Montuori è già sulla palla, sta per battere. Palla lunga verso Mirval che prova a sfruttare il rimbalzo, non ci fa. Prima sottolineiamo ancora una volta l'intervento di Colombini, che sulla velocità di Mirval è riuscito a mettere un piede, altrimenti l'attaccante di origine guadalupense sarebbe stato a tu per tu con Nucci. Ancora uno spunto di Mattiolo in fase centrale, Nucci al limite dell'area esce con i piedi e manda la palla in fallo laterale, mister Baiano la controlla di piedi, insomma non gli manca sicuramente la tecnica e lo sappiamo, e la appoggia Bigica. Grilli va da Montuori, Torrini si sovrappone Montuori e viene cercato proprio il numero 13, palla un po' troppo lunga forse, Mobilio fa buona guardia e manda in fallo laterale, se ne occupa l'altro numero 7 Leonardo Torrini che deve rincorrere il pallone nella pista esterna al campo, lanciato un po' troppo in là dal raccattapalle, rimessa laterale per Grilli. Dovrebbe andare in area di rigore l'Aglianese, verosimilmente se ne occupa Grilli.
prende la rincorsa al numero 17, va appunto lungo, sbaglia però totalmente, sbaglia però il rinvio anche il numero 8 del Prato, la palla rimane lì, Mirvallotta, anche Remedi, palla fuori, Torrini la rimette in mezzo di testa, Mariani prova l'uno contro uno, ancora il pressing di Mariani che costringe il numero 4 Angeli a dover buttare la palla in fallo laterale, si arrabbia mister Lucio Brando, Stefano sta venendo fuori l'aglianese. Sì, con molta pressione, sta creando qualche problema alla formazione biancazzurra, adesso c'è questa rimessa in gioco per la formazione neroverde che si incarica di effettuare Nicolò Bigica, siamo sul lato corto dell'area di rigore, sempre possesso palla neroverde, adesso c'è l'orizzontale, il servizio di Matteolo, poi una conclusione dal limite con Sfera che termina sul fondo. È un Prato nel quale in questo momento, che siamo al 20°, in difesa c'è un'ottima applicazione da parte di Colombini, giocatore che è in una fase straordinaria. Ordinaria, anche a Riccione fu decisivo, fu l'autore del gol che consentì al Prato di ribaltare il risultato e dicevi prima della volata di Mirval, era riuscito a metterci il gambone Colombini proprio per anticipare l'attaccante dell'Aglianese che si stava involando verso la porta di Nucci ed ha salvato e anche prima ottimamente posizionato, sta guidando la difesa insieme ad un altro giocatore come Angeli emergente e che è uno tra i migliori di una rosa, quella del Prato che sta attraversando un ottimo momento, adesso c'è proprio Colombini che chiede palla, colpo di testa da allontanare, poi cerca Nicoli di intervenire, vorrebbe un fallo per una posizione di ponte del capitano del Prato e il suo diretto avversario dell'Aglianese, ma si riprenderà con una rimessa laterale, a protestare era stato Mariani. Quindi fallo con le mani se ne occupa capitan Nicoli. In panchina oggi numero 3 Shanamè Claudio, il classico 87. Remedi di testa, Bigica anche di testa, Oliveri triplo colpo di testa dell'Aglianese, fallo laterale, ancora il capitano del Prato a battere il fallo laterale, qualche scambio di battute con mister Baiano, tutto col sorriso. Sulla sinistra al Prato ancora Remedi che è ovunque a raddoppiare in attacco e a suggerire il passaggio, scusate, a raddoppiare in difesa e suggerire il passaggio in attacco, ma non è questa una novità. Attenzione al Prato che prova il cross col numero 24 Soldani, calibra male la potenza il centrocampista dei Lanieri, palla che esce larga sul secondo palo, Spurio alza le braccia e sistema il pallone al limite dell'area piccola, vediamo se andrà corto da Prati o se farà salire i suoi. Alto il pressing del Prato, quindi verosimilmente Spurio opterà per un lancio lungo, ci pensa un attimo il portiere dell'Aglianese e poi si fa salire i suoi, fa salire la squadra. Quando siamo giunti intanto al 22° minuto del primo tempo, diverse qualche occasione per parte ma non nessuno che ha concretizzato, quindi il risultato fermo sullo 0-0, Bigica all'altezza del cerchio di centrocampo conquista un calcio di punizione, Remedi pensa a batterlo velocemente, va da Mirval che stoppa il pallone, alza la testa, torna dal capitano dell'Aglianese, Oliveri che sale palla al piede, lancia lungo per Mattiolo, troppo lungo il lancio in favore del numero 11, esce bene Nucci e la fa sua, anche lui controrisponde con un lancio lungo verso Colombi, Bruni di testa, la spazza Soldani contro Remedi, alla meglio il centrocampista del Prato, ancora un lancio lungo, Oliveri sbaglia lo stop però regala la palla a Cela, Bruni, Prati, attenzione, già ammonito Bruno Prati, proteste della squadra pratese, rimane a terra il giocatore del Prato, i giocatori del Prato adesso accerchiano il direttore di gara perché Prati era già ammonito, questo sicuramente era un qualcosa da sottolineare perché l'Aglianese aveva il suo centrale di difesa ammonito dal secondo minuto, quindi adesso le proteste sono veramente tante, tutte accerchiano la squadra arbitrale per l'operato, perché l'Aglianese protesta probabilmente per un fallo precedente, il Prato per il fallo subito, Stefano, hai visto da chi è stato subito? E Cela che si stava incuneando al limite dell'area di rigore, ovviamente Baiano è andato anche verso il primo collaboratore del signor Peletti che è l'arbitro di Crema, e Franzoni è quello che opera vicino, o meglio fra le due panchine, Baiano ha cercato anche di distrarre magari la terna su quello episodio, è stato un ottimo recupero da parte del Prato, sì il fatto che appunto ci sia il centrale dell'Aglianese che giochi con il cartellino giallo, con un Prato che
che punta molto alle percussioni, può essere un elemento che mister Baiano, sul quale mister Baiano deve riflettere. Attenzione, adesso c'è questo calcio di punizione mentre i giocatori del Prato continuano a protestare, però ormai l'arbitro ha deciso, è punizione dal limite fuori il semicerchio dell'area di rigore della porta difesa dall'esperto Andrea Spurio, a differenza di Gabriele Nucci che è un portiere in quota, classe 2003, c'è Soldani sul punto di battuta, ma a grandi linee, secondo il nostro punto di vista, potrebbe andare a battere Trovade. Il cronometro segna il 25esimo in questo momento, il risultato è quello che vedete nella sovraimpressione, ovvero sia 0-0, tutta la formazione nero-verde oggi in maglia bianca all'interno dell'area di rigore, mentre Soldani e Trovade sono sul punto di battuta. È pronto Trovade ad andare all'esecuzione, prende la rincorsa, vediamo se ci sarà l'esecuzione con il sinistro di Trovade o il destro di Soldani, mentre Spurio sta andando a posizionare la barriera. Baiano dà indicazioni a coloro che stanno componendo il frangiflutti davanti all'estremo difensore nero-verde, che invece indossa la maglia classica nero-verde a strisce verticali. Parte il sinistro di Trovade, conclusione che passa al lato, termina sul fondo, nulla di fatto. Nel frattempo il Prato aveva giocato, o meglio atteso, questo calcio di punizione in 10 uomini, perché Cela si stava facendo curare dai sanitari biancazzurri, dal fisioterapista Bettazzi. Le operazioni di cura nei confronti del nostro giocatore numero 14 si sono concluse in questo momento. Cela è rientrato sul terreno di gioco ed è pronto Spurio a far riprendere il gioco, ed è l'Aglianese che adesso si presenta in avanti con Bruno Prati. Il controllo allarga poi sulla corsia sia di sinistra, mentre Baiano non è molto contento di questo fraseggio orizzontale che comunque consente all'Aglianese di uscire dalla propria area difensiva. Pallone per Mariani, ancora all'indietro, Prati che rilancia in profondità, si fa scavalcare dal pallone Nizzoli, poi Trovade alle prese con Torrini, alla meglio il numero 7 della formazione nero-verde, ancora Torrini, lo scambio all'indietro, attenzione anche alla sovrapposizione di Mattiolo, la palla rimane sulla corsia sinistra, si gioca sul lato prospiciente, antistante il nutrito settore ospiti, ed ecco la rimessa per la formazione nero-verde già effettuata, si gioca sulla tre quarti, prova a portare il pressing Trovade, poi alla fine c'è Grilli, prova il servizio in avanti sulla corsia di sinistra, il pallone è terminato sul fondo, si esaurisce così questo tentativo offensivo da parte dell'Aglianese quando il cronometro segna il 27esimo ed il risultato è sempre quello di partenza, ovvero sia 0-0. Giacomo che è andato a proteggersi dal freddo perché la giornata è sì soleggiata, ma le temperature sono quelle, non diciamo proprio natalizie, ma quasi. Sì, esatto, al sole magari si sta bene, chi sta giocando, i tifosi del Prato che stanno saltando e cantando sotto il sole, in tribuna coperta c'è qualche grado meno, insomma siamo all'ombra, il sole alle nostre spalle, coperto dal muro, i giocatori anche sicuramente non avranno freddo. Attenzione intanto a Mirval che si incunea centralmente, prova la botta di sinistro, grande occasione per l'Aglianese con Mirval, servito dalla spizzata di Remedi, di sinistro in mezzo ai due centrali del Prato, il numero 90 ha provato la conclusione raso terra sul palo lontano, palla che esce di qualche metro, molto più pericoloso nelle intenzioni che poi nei fatti questo tiro dell'attacco nero-verde. Sa di fatto che il Prato ha tremato per qualche secondo, niente di fatto, e come diceva Stefano prima si rimane sullo 0-0 quando siamo al 27:30 del primo tempo. Fallo laterale per l'Aglianese davanti alla panchina di mister Baiano. Oliveri, Mirval spinto dal numero 4 Angeli, Remedi sul punto di battuta, lascia per Oliveri, si fa vedere Bigica sulla linea laterale di destra, il numero 30 però guarda in mezzo, non vede il suo compagno col numero 8, sbaglia però il calcio di punizione totalmente. Adesso Montuori che alza la testa, pensa a servire un compagno, serve Oliveri che va corto da Bigica in questa occasione, tunnel ai danni del numero 14 del Prato, buono l'1-2, Bigica mette in mezzo sul secondo palo, arriva Torrini, palo esterno dell'Aglianese, ma che azione da parte della squadra di mister Baiano, Bigica, tunnel 1-2, mette sul secondo palo e poi Torrini arriva dalla traiettoria esterna di sinistra e colpisce il palo, brivido quindi nuovamente per la difesa del Prato, l'Aglianese sta venendo fuori, ha costruito qualche buona occasione, prima in contropiede, adesso tramite un'azione costruita. Partita dalla sinistra con Montuori, sviluppatasi sulla destra e conclusa nuovamente sulla sinistra dall'inserimento di Torrini. Remedi intanto in avanti, Mariani intercetta il pallone del Prato e poi guadagna un fallo laterale.
Remedi dentro per Mattiolo, che vede Mirval, buono il dribbling del numero 90, prova il secondo su Colombini, non riesce. Montuori intanto è solo, pensa a Spurio, poi non vuole rischiare perché Colombi arriva e quindi preferisce andare in fallo laterale, scelta saggia da parte del numero 13. Ricordiamo inoltre che l'Aglianese quest'oggi ha in panchina a disposizione il numero 9 Santiago De Sagastizabal, presentato questa mattina dalla società neroverde, e il ritorno in panchina probabilmente avrà qualche minuto nel secondo tempo Mauro Veneroso, che torna dopo un'assenza lunghissima che durava dal 9 ottobre a causa della frattura del metatarso. Vediamo se mister Baiano concederà qualche scampolo di partita al numero 10. Stefano, quali sono invece le armi che potrà usare il Prato a partita in corso dalla panchina? E dalla panchina ci sono ovviamente varie soluzioni, c'è anche il neo arrivo Ciccone, appunto prelevato in settimana nel mercato di dicembre, che è aperto infatti anche per i dilettanti. C'è anche Thomas Zacco Assi, giocatore molto rapido, molto veloce, in grado di garantire strappi significativi, e poi c'è anche Francesco Renzi, l'eroe di Coppa contro il Seravezza. Ma per quanto riguarda questa partita, da segnalare che il Prato forse ha un doppio problema sulla propria corsia di destra, mi perdoneranno i tifosi dell'Aglianese se effetto varie rilevazioni ovviamente di marca biancazzurra, che è un po' il mio pane quotidiano. Il Prato là sulla destra sta coinvolgendo poco la manovra, Nizzoli soprattutto Mobilio, e nelle ultime circostanze, proprio qui c'è un calcio di punizione per l'Aglianese, è da quella parte che i neroverdi hanno fatto un po' più di pressione, dunque bisognerà fare attenzione per quanto riguarda il Prato sia in chiave difensiva ma soprattutto offensiva. Vanno coinvolti di più coloro che operano sulla corsia di destra. Esatto, sì, sono d'accordo con la tua disamina Stefano. Attenzione intanto al calcio di punizione battuto dall'Aglianese sul secondo palo, Montuori contro il numero 23 Nicoli. Calcio di punizione intanto a favore del Prato, fallo commesso da Montuori. Come diceva Stefano, Prato fa fatica sulla sinistra, ma finora il numero 13 dell'Aglianese, Montuori, il braccetto di sinistra, si sta comportando veramente bene quest'oggi. Un po' come tutti i giocatori in campo, però insomma è appena arrivato, lui è seconda presenza quest'oggi con la maglia dell'Aglianese, però insomma sta facendo vedere buone cose, sta dando delle garanzie a mister Ciccio Baiano, anche perché insomma ricordiamo che dalla sua parte c'è Mobilio, che fino a questo momento ha segnato 9 gol in campionato se non vado errato, quindi insomma sicuramente è uno degli osservati principali insieme al numero 9 Colombi. Quindi complimenti fin qui al numero 13, ma come ha detto è pericoloso il Prato sulla parte sinistra del campo con Trovade e Cela. Ancora un fallo laterale per Bijica, serve Remedi che allarga il campo verso Torrini. Esce intanto Spurio su una palla a metà strada tra la difesa e il portiere, non entra in area di rigore quindi non può prenderla con le mani, e per non rischiare niente decide con i piedi di concedere un fallo laterale al Prato. Nicoli avanza con la palla in mano, pensa a chi servire. Palla intanto in mezzo all'aria con Nicoli che lotta contro la difesa dell'Aglianese, fischia qualcosa il direttore di gara, un fallo di mano probabilmente da parte, sì esatto, del numero 9, Stefano conferma, girandosi probabilmente ha intercettato il pallone con le mani. Ocella, esatto, Ocella o Colombi ha probabilmente toccato il pallone con le mani. Spurio ha già battuto corto all'indirizzo di Prati, che avanza palla al piede, pensa al lancio lungo verso Torrini, e poi l'effetto è partito in posizione regolare, anzi no, il numero 7 è partito con qualche istante di anticipo e sale bene la difesa del Prato e fa scattare la trappola del fuorigioco. Colombini intanto sta già impostando per il Prato. Angeli, lancio lungo centrale verso Cela a lottare contro Oliveri, fa su alla palla, la tiene bene, allarga verso il numero 8 Aprili, palla indietro per Colombini, si allarga Angeli, riceve palla al numero 4, Cela ancora contro Oliveri, poi Nicoli la butta in mezzo verso Colombi, si scontrano, scontro di testa, no scusate, sembrava soltanto uno scontro con la testa inizialmente tra Grilli e Prati, in realtà nessuno per fortuna è uscito
infortunato da questo scontro tra i due. In questo sabato pomeriggio, ricordiamo l'anticipo della gara che era inizialmente prevista per domenica 18, anticipata a questo sabato di metà dicembre a causa del turno infrasettimanale che si disputerà mercoledì 21. L'Aglianese sarà impegnata sul campo della capolista Giana Erminio, mentre il Prato ospiterà lo Scandicci sul proprio terreno di gioco. Quindi tra circa 4-5 giorni le squadre saranno nuovamente impegnate e hanno scelto loro, come altre 8 società, quindi altre 4 partite, di anticipare l'impegno a sabato 17 e non giocare domenica 18. E adesso intanto l'Aglianese, mentre parlavamo del più e del meno, ha conquistato un altro corner dalla bandierina a sinistra, di cui si occupa nuovamente il numero 11 Mattiolo. Prati, Grilli, Mariani e Bigica fuori dall'area. Prati accenna ad andare nel mezzo ma poi rimane fuori. Mariani si fa vedere sul corto, lo segue col numero 32 Trovade, quindi Mattiolo andrà nel mezzo. Palla tesa sul primo palo, attenzione, brivido per l'Aglianese, Mirval reclama il calcio d'angolo, non è dello stesso parere il direttore di gara. Al 35esimo minuto, spaccato, l'Aglianese costruisce una grande occasione su calcio d'angolo, Torrini spizza sul primo palo e Mirval e Mariani non arrivano veramente per un soffio, si rimane quindi sullo 0-0 giunti quasi al 36esimo minuto del primo tempo, 9 più recupero al termine della prima frazione di gara. Tanto rimette in campo Nucci, Mariani di testa salta altissimo e poi però Angeli fa buona guardia, Prati e poi va all'indietro Oliveri che rimane a terra toccandosi la testa, non ferma il gioco il direttore di gara, ma Oliveri si tocca la testa e accusa probabilmente un colpo alla nuca subito da Colombi. Il direttore di gara era lì a pochi metri, non aveva fermato la gara, probabilmente non aveva ravvisato lo stesso colpo. I sanitari dell'Aglianese per il momento rimangono sulla linea del fallo laterale. Il Prato adesso andrà a restituire il pallone all'Aglianese, probabilmente proprio a Spurio, quando siamo giunti al 36-10, insomma, il recupero non dovrebbe essere folto perché insomma non ci sono state troppe interruzioni di gioco, Stefano, vero? Sì, anche se ora sui recuperi, sulla falsariga di quello che abbiamo visto ai mondiali, non mi esprimo più perché non so più qual è il metro di giudizio. Mondiali esagerati, Giacomo, è vero. Però vabbè, ti dico la verità, preferisco non parlare perché non ne ho seguito molto l'esito di un mondiale a dicembre. Io, che sono un po' più vecchiotto di te, sono abituato ad altre collocazioni temporali dei campionati del mondo e a dicembre proprio tutto posso seguire, meno che i campionati del mondo di calcio. Intanto l'Aglianese negli ultimi minuti ha creato un paio di occasioni importanti, a questi strappi sui quali mi sembra che il Prato soffra un po', e ripeto, il Prato deve cercare, e credo che quello che chieda Lucio Brando ai propri giocatori, cercare di mettere le mani sulla partita ed evitare che l'Aglianese possa fare dei break pericolosi. Intanto c'è Cela che sta macinando molti chilometri, viene anticipato per un attimo da Spurio che arriva prima del numero 14 biancazzurro, la palla va in fallo laterale, però vediamo che il portiere neroverde è rimasto dolorante sul terreno di gioco. Non so l'interpretazione da parte del signor Stefano Peletti di Crema quale sarà. Crema, che è un nome che fa un po' paura al Prato, che domenica scorsa stava conducendo 3-0 contro la formazione lombarda e poi nel secondo tempo è arrivato un clamoroso 3-3. Non so l'interpretazione di Peletti. Spurio è andato in anticipo su Cela, ha mandato in fallo laterale, però mi sembra che forse abbia assegnato qualcosa. In questo momento la situazione più importante è verificare le condizioni del 98, classe 98 numero 1 dell'Aglianese. Lo vediamo toccarsi il volto, riprendere la posizione. A condizioni normali ci dovrebbe essere un fallo laterale in favore del Prato, e così è, si riprende adesso dalla corsia di destra. Fallo laterale dunque per il Prato quando siamo giunti al minuto 38. Vari movimenti della squadra di mister Lucio Brando. Attenzione però, l'anticipo buono di Mirval che rischia qualcosa ma prende palla Mariani, poi subisce fallo da parte del numero 32 pratese Trovade, che non fa ripartire Grilli. Giustamente l'Aglianese aveva una buona chance di partire in contropiede. Montuori sulla palla lascia il compito a Spurio. Spurio invita a salire il suo arrivato compagno con il numero 13, piazza il pallone sulla tre quarti,
lancio lungo da parte del numero 1 dell'Aglianese verso Mirval, che spizza bene per Mattiolo, però c'è preciso Angeli a riprendere palla, recupera l'altro numero 4, poi Torrini, Oliveri si gira verso Bicica, viene Mariani incontro e si lancia nello spazio il numero 8, ma avanza Oliveri con la palla al piede, cerca il corridoio centrale per Mirval, che viene però letto bene dalla difesa del Prato, che riparte con Mobilio, lancio di prima verso Nicoli senza guardare, arriva Mariani a tutta velocità, il 23 del Prato contro il 77 dell'Aglianese, difende bene Mariani e poi dovrebbe ottenere anche il rinvio dal fondo se non vado errato, invece no, la palla non è rimbalzata sulle gambe del capitano del Prato secondo il direttore di gara. Mariani che motiva la sua squadra, che in questo caso probabilmente si era fatta trovare impreparata sulla fascia destra, ancora trovate sulla bandierina, Mobilio sul corto. Aglianese così come il Prato con tutti gli effettivi in area di rigore, palla dentro di Trovade, esce Spurio, probabilmente subisce una carica, così vede l'arbitro e quindi calcio di punizione in favore dell'Aglianese, che sarà una sorta di rinvio dal fondo perché è avvenuto tutto dentro l'area piccola. Quindi siamo al 40° minuto, manca 5 alla fine della prima frazione di gara, più come dicevamo prima eventuali recuperi, che non dovrebbe essere eccessivo, ma ci sarà senza dubbio, perché qualche interruzione di gioco c'è stata, ricordo il fallo di Prati, il secondo fallo di Prati che ha portato a un capannello intorno al direttore di gara. Intanto l'Aglianese fraseggia all'interno dei propri 16 metri, Spurio decide di andare lungo centralmente verso Mirval, che lotta contro Colombini, alla meglio il difensore del Prato, buono però in questo caso l'anticipo di Prati, che allarga poi per Torrini, palla forse un po' lunga per il numero 7 che ci arriva lo stesso, serve Mattiolo, cerca l'1-2, non arriva e poi Grilli si trova la palla davanti allo stinco e non può far altro che calciarla verso Nucci, non per volontà sua ma perché la fisica questo prevede quando il pallone impatta su un giocatore in corsa. E il Prato può già ripartire dalla propria metà campo con Trovade, allarga sulla destra, esce Mattiolo in pressione, Colombini pensa al lancio lungo verso Nicoli, che è spesso e volentieri lasciato solo dalla difesa dell'Aglianese, qua sulla destra Bicica cerca di coprire più su Oliveri, magari lasciando qualche metro al capitano del Prato, e Mariani deve fare gli straordinari per rientrare anche nella propria metà campo. Bicica per Mirval, che tocca con la punta, rimedi anticipato, Mobilio, Trovade, ancora Mobilio, buono l'1-2, prova pensa alla conclusione il numero 7, poi ancora Torrini che intercetta, attenzione il Prato con la palla tra i piedi, prova la conclusione il numero 8, Spurio non riesce a evitare l'angolo, no non è angolo, invece è rimessa dal fondo, insomma non so, probabilmente Stefano il campo pesante, siamo al 42esimo, un po' meno occasioni da gol in questi ultimi minuti. Sì, non solo allentato, ma magari un po' di vento e di sole ha asciugato il terreno di gioco, quindi c'è qualche gibbosità, ma volevo sottolineare quanto è stato importante l'intervento, la diagonale difensiva in chiusura di Leonardo Torrini poco fa, perché c'è stato questo ottimo dialogo a centrocampo, Mobilio Trovadi, poi la palla sulla sinistra, c'era Colombi pronto a battere, Torrini è stato davvero bravissimo e provvidenziale a chiudere e a salvare la propria retroguardia, grande applicazione tattica da parte dunque del numero 7. Intanto si lotta sulla mediana dove Trovade prova a recuperare questo pallone, ma c'è stato l'ottimo rilancio di Grilli, dalla parte opposta arriva Nucci che effettua questo rilancio probabilmente inficiato mentre c'è una posizione di fuorigioco, quindi tutto annullato a livello di rimessa laterale per l'Aglianese, si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Prato, rinvio un po' maldestro ma da giustificare anche con le gibbosità che sono presenti sul terreno di gioco. Prova a ripartire la squadra biancazzurra con l'ex nero verde Colombini, che poi appoggia per il numero 24 Soldani, riceve ancora palla al 24 e poi pensa al cross, Spurio esce e fa sua la palla, troppo lungo per il numero 9, troppo corto per Cela, quindi l'Aglianese può far suo il pallone e riniziare l'offensiva dalla propria area di rigore con Spurio. Bicica allarga le braccia, chiama il pallone, Spurio preferisce andare qualche metro più avanti da Cela, che maldestramente con la spalla manda il pallone in fallo laterale e quindi Oliveri si occuperà di questo fallo con le mani, anzi no, lo lascia Bicica,
dalla linea centrale di centrocampo, Remedy incontro, così come Remedy e Mirval, palla lunga per Mirval, buona guardia della difesa del Prato, ancora Mirval lanciato sull'esterno di destra, prova in velocità, buono il lavoro con la palla del numero 90, Mariani si gira, cerca un dribbling di troppo, recupera il Prato, poi ancora Remedy in possesso della palla, subisce fallo qui da parte di Cela che prova ad alzare le braccia, ma il fallo qui c'era tutto, insomma arrivava in corsa il numero 14 e Remedy ha annusato la possibilità, è stato colpito e chiaramente ha guadagnato un fallo importante. Bigica sul pallone, Mariani dà indicazione a Capitan Remedy, tanto si illumina la lavagna della panchina dell'Aglianese, quindi starà per arrivare l'indicazione del recupero. Abbiamo visto un LED rosso da dietro la plastica trasparente. Attenzione però, questo è uno schema dell'Aglianese, Mariani mette la palla in mezzo verso Mirval che svetta bene di testa e ancora una volta non c'entra lo specchio della porta. Ottima occasione dell'Aglianese che prova a impensierire il Prato quando mancano 10 secondi circa del tempo regolamentare del primo tempo. Risultato ancora sullo 0-0, vedremo quanti minuti di recupero ha segnato il signor Peletti di Crema, se ne ha segnato. Vediamo adesso dalla panchina dell'Aglianese alzarsi un dirigente, segnalare il recupero, adesso lo mostrerà anche alla tribuna. Quanto sono 2 minuti di recupero assegnati in questo primo tempo. Intanto lotta al Prato al limite dell'area, reclama per un fallo, non è dello stesso parere il direttore di gara. Mattiolo contro Nizzoli in contropiede, Mattiolo prende palla, punta Angeli, subisce fallo da parte del numero 4 e qui l'Aglianese sicuramente avrà qualcosa da ridire al direttore di gara, chiedono il cartellino giallo. Qui sono quei casi in cui ci sarebbe da discutere mezza giornata, probabilmente ci stava, probabilmente no, sta di fatto che chi decide è il direttore di gara e non ha ravvisato il giallo in questo caso, come non l'aveva ravvisato per Prati qualche minuto fa, sarebbe stato il secondo giallo, avrebbe pesato come un macigno sul prosieguo della gara della squadra di mister Baiano. Semplicemente calcio di punizione sotto la tribuna del Prato, sulla sinistra, batte palla in mezzo di Mattiolo, buona la traiettoria, però fa buona guardia anche Colombini, subisce fallo qui il Prato, più precisamente Mobilio, con Mattiolo che salta con troppa verve, va a colpire il numero 7, siamo giunti 1 minuto e 10 del recupero, quindi circa 50 secondi alla fine del primo tempo. Stefano, un bel primo tempo. Sì, ovviamente molto tattico, molta attenzione, ovviamente le squadre hanno dovuto considerare anche le condizioni del terreno di gioco, guarda proprio ora, cioè ci sono dei falsi rimbalzi del pallone e possono costare caro, come abbiamo visto anche alla squadra biancazzurra domenica scorsa. Comunque un risultato equilibrato, nel taccuino ci sono più note di cronaca di marca nero-verde che è andata più vicina rispetto al Prato al gol, è un pareggio che tutto sommato può essere ritenuto giusto, ma l'Aglianese è apparsa particolarmente dinamica e vogliosa di vincere, qui prova la ripartenza con Mirval che non ci arriva, ma c'è un fuorigioco, c'è una posizione di offside che annulla questo tentativo offensivo dopo che se ne sono andati 60 dei 120 secondi di recupero assegnati dal direttore di gara. Ah sì, allora sì, 47esimo, sì, scusami, il tempo di recupero dovrebbe essere terminato, c'è questa punizione in favore del Prato, pareggio giusto con più Aglianese che Prato. Eccoci tornati in diretta dal Germano Bellucci di Agliana, 18esima giornata di campionato, Aglianese Prato, la partita in questione quest'oggi, tanti i tifosi accorsi sia da Prato che da Agliana stessa, insomma sostenitori di entrambe le squadre quest'oggi sia in tribuna centrale che nella tribuna ospiti, come vedete dall'inquadratura della regia di Gianmaria Maiorano. Qualcuno ancora sta rientrando, insomma al bar immaginiamo ci sia fila, però vedremo tra qualche minuto, le tribune torneranno a riempirsi. Intanto è riniziata in questo istante la partita tra Aglianese e Prato, valida per la 18esima giornata, anticipata al sabato per, come ricordavamo prima, per l'impegno infrasettimanale calendarizzato dalla Serie D del 21 di dicembre. Intanto Aglianese che riparte sulla sinistra con Mariani, tenta il dribbling, non gli riesce, rimane lì atterrato e ottiene una rimessa laterale, il numero 77 dell'Aglianese, protesta la curva bianca-azzurra, Oliveri, Prati,
Montuori, palla un po' rischiosa del numero 14, Torrini e Mattiolo sulla palla, arriva prima Mattiolo, buono il lancio di Grilli per Torrini, appena svirgolata la palla dal numero 17, quindi fallo laterale in favore del Prato, se ne occupa il numero 2 Nizzoli. Ancora Nizzoli sulla figura di Mattiolo, quindi ancora rimessa laterale, se ne occupa proprio il numero 2 del Prato. Buono l'anticipo di Grilli, prova il dribbling a rientrare sul sinistro, la palla fermata dal terreno pesante, Grilli steso da Mobilio, fallo sulla linea centrale del campo, la Lianese affida la battuta a Remedi. Allontanata la palla da Mobilio, l'arbitro va a dirgli qualcosa. Remedi decreta Montuori come incaricato della battuta. Il numero 13 va a lungo all'indirizzo di Mattiolo, Colombini non si fa scavalcare dalla palla, Mirval arriva anche lui di schiena, prova a rilanciare Mattiolo, Remedi contro Cela, alla meglio Cela, Grilli prova a recuperare l'ennesimo pallone della sua partita, attenzione Colombi contro Oliveri, è in anticipo Oliveri che non vuole rischiare niente, manda la palla in fallo laterale, Spurio chiedeva il retropassaggio ma era probabilmente rischioso viste anche le condizioni del terreno di gioco, come dicevamo. E quindi l'Aglianese, il Prato scusate, riparte con Colombini, Nizzoli, ancora l'ex aglianese a impostare il gioco, esce Remedi in pressing sul Soldani che allarga poi sulla sinistra, lancio lungo all'indirizzo di Cela, Bigica ci mette la testa e regala un calcio d'angolo in favore del Prato dalla zona sinistra, in vantaggio senza dubbio la squadra con la maglia blu nei calci d'angolo. E intanto vediamo il mister Lucio Brando e Ciccio Baiano che mandano tutta la panchina a riscaldarsi in vista del secondo tempo. Abbiamo parlato prima appunto delle soluzioni a gara in corso, Santiago De Sagastizabal ne è arrivato per l'Aglianese e il rientrante Veneroso nella zona offensiva, poi anche Pardera, Baldé con la sua velocità, Baggiani sulla corsia di destra, insomma sono tante le soluzioni per il Prato e per l'Aglianese, mentre appunto per il Prato come ci ricordava Stefano Chini in telecronaca con me, attenzione intanto all'occasione per il Prato, clamorosa occasione per il Prato con il cross dalla tre quarti di Trovade che trova il numero 23, Capitan Nicoli sulla destra che da pochi passi svirgola e manda alto, quindi il Prato lancia subito il primo squillo della partita quando sono passati 3 minuti e mezzo dall'inizio del secondo tempo. Niente di fatto però, si rimane sullo 0-0, Bruno Prati lancia per Mirval che non stoppa il pallone, Colombini di testa, Grilli ancora all'indirizzo di Mirval, intercettata distinto la palla dalla difesa del Prato, Montuori per Torrini, ancora Montuori di petto verso Grilli, Trovade... Torrini intanto recupera palla su Mobilio e quindi cambio ruolo per il Prato con la corsia sinistra che diventa di proprietà di Claudio Chanamè, lascia al posto Nicoli, buona la sua prestazione sulla sinistra, nel primo tempo ha fatto vedere qualche spunto interessante, la fascia di capitano affidata a un compagno ma viene indicato da tutti i giocatori che il capitano chiaramente diventerà Claudio Chanamè, il subentrato. Nelle file dell'Aglianese intanto si è tolto la maglietta, se non ho visto male si è tolto la pettorina del riscaldamento, Mauro Veneroso, il numero 10, rientro importante quello del numero 10 per mister Ciccio Baiano che ritrova un giocatore da 7 presenze, 5 reti e 2 assist, insomma niente male l'avvio di stagione per il giocatore siciliano, si è tolto la pettorina e vediamo se sarà lui il primo ad entrare, al momento non lo vedo tra i giocatori in fase di riscaldamento, quindi probabilmente si è riseduto. Oliveri, Mirval, prova di prepotenza ma Colombini è in anticipo su di lui, l'Aglianese protegge il fallo laterale, Remedi va a prendere la palla, la consegna Bigica, eccolo Veneroso, sì, senza più la tuta di riscaldamento, la pettorina se l'è rinfilata e vediamo se è pronto ad entrare in campo il numero 10.
Remedi intanto fa scomparire la palla dalla disponibilità della difesa del Prato. Mirval è in fuorigioco, non si interessa del pallone. Mariani prova a partire in scatto, ma è troppo lunga anche per la velocità del numero 77 aglianese. Quindi si riparte con Nucci, che sistema la palla al limite dell'area di rigore, del limite dell'area piccola, per ripartire. E torna Mauro Veneroso, acclamato da un applauso qui dopo circa 3 mesi in campo. Era il 9 ottobre quando ha subito l'infortunio contro, nella partita qui al Bellucci contro il Carpi. Ha giocato appena 9 minuti e poi è dovuto uscire. E adesso al 13° minuto e 35 secondi della ripresa è pronto a tornare il numero 10 dell'aglianese. Intanto un fallo di mano sul controllo ravvisato dal guardaline. Cambio nelle file dell'aglianese, intanto vediamo qual è la decisione di Ciccio Baiano, che chiama Mariani sulla sinistra, quindi uscirà Mattiolo, crediamo, si dirige verso la linea esterna del campo, proprio il numero 11, ma Mariani viene sulla sinistra e Veneroso col sinistro a rientrare. Ritorna in campo Mauro Veneroso dopo 3 mesi, acclamato dagli applausi del suo pubblico, pronto a fare nuovamente la differenza in favore dell'aglianese. Vediamo come sarà il suo impatto in campo. Un cambio per parte, dunque, Veneroso ha rilevato Mariani da una parte e Chanamé ha rilevato Nicoli dall'altra. Chiama il lancio lungo Spurio, Grilli prova a farsi vedere ma Spurio rimane della stessa idea. Lancio lungo fascia, Torrini stoppa male il pallone, la palla quindi esce, non è più nella disponibilità del numero 7. Batte con il numero 2 Nizzoli. Colombini, Nucci, pressato da Mirval, cede bene la palla e si va quindi dalla sinistra, sulla sinistra. Lancio lungo per vie centrali, Bruno Prati fa bene guardia, però arriva Colombi che serve Cela, pensa al tiro di destro, poi allarga tutto sbagliando per Aprili, sbagliato totalmente la misura del passaggio, probabilmente un rimbalzo non favorevole del campo non ha aiutato il numero 14 dei Lanieri. E quindi Montuori andrà a battere una rimessa laterale quando siamo giunti al primo quarto d'ora. Insomma, il Prato è rientrato meglio in campo, ha avuto 2 grandi occasioni, l'aglianese è corsa ai ripari inserendo Veneroso in fase offensiva, ma vediamo quali saranno i frutti dei 2 cambi, Chanamé e Veneroso, che sono avventurati in questa seconda frazione di gioco in campo. Intanto buon recupero del Prato sulla tre quarti, Mobilio allarga male però sulla destra, Bigica in scivolata, serve Veneroso che supera la metà campo, palla al piede, aspetta un movimento dei suoi, poi serve sulla corsa Mirval che rientra sul mancino, subisce fallo, non secondo l'arbitro, Bigica sì, rimane a terra il numero 8, c'è a terra anche il numero 90 Mirval, il direttore di gara non ha visto fallo in nessuno dei 2 casi, insomma. Forse su Mirval no, ma su Bigica ci poteva stare. Dopo un inizio, Stefano, frenetico, anche con ritmi quasi rusticani, come hai detto te, la partita sembra essere tornata, insomma, su binari del fair play. Ci dobbiamo aspettare un exploit finale o potrà rimanere così? Più che altro sotto il profilo squisitamente estetico stiamo vedendo poco, è un Prato che sta ruminando gioco ma difetta un po' nell'ultimo passaggio, il Prato ha fallito qualche occasione di troppo nel crearsela e questo sta indispettendo il tecnico biancazzurro. Qualche notazione di cronaca, la fascia di capitano non è andata a Chanamé, solitamente quando usciva Nicoli ed entrava Chanamé la fascia di capitano la riprendeva il numero 3 biancazzurro, oggi è rimasta ad Angeli che dovrebbe essere vicino alle 50 presenze in maglia biancazzurra, mentre viene ammonito intanto Soldani per questo intervento irregolare, quindi giallo anche per Soldani, c'è qualche scontro di troppo. E da sottolineare che dall'altra parte continua incessante il coro dei tantissimi tifosi biancazzurri del Prato che hanno, oltre agli sfottò con la Pistoiese per un derby ormai che si gioca anche a distanza, hanno salutato anche i tifosi del Montecatini che sono presenti con gli ultras del Prato con uno striscione, sono gemellati tifosi biancazzurri con quelli del Mantova, del Saronno e anche con quelli del Montecatini. Punizione malamente battuta dall'aglianese che però ha recuperato palla con Prati.
Prati sbaglia il calcio di punizione, la recupera, poi la lancia male verso Nucci che la fa sua con le mani. Montuori di testa prova a servire Torrini, palla troppo larga per il numero 7, Trovade serve all'indietro il numero 2 Nizzoli, che si gira e salta la pressione di Mariani. Il numero 24 Soldani allarga sulla sinistra per il numero 8 Aprili, palla centrale per Trovade che guarda anche la porta di Spurio, poi allarga sulla sinistra per Aprili, sbaglia il passaggio il numero 8, non si chiude il triangolo sulla destra tra Trovade e Aprili, scusate, prima in cronaca, quindi non era il numero 8 Aprili ma era il numero 4 Angeli. In fase di impostazione difensiva sulla sinistra è entrato Chanamè, come detto, che ha rilevato Nicoli. Spurio pronto a battere il rinvio dal fondo, va corto da Prati. Grilli, il rimedio va incontro al pallone, Prati preferisce andare lungo da Mirval che è tenuto bene a guardia da Angeli. Colombi contro Prati, trattiene la maglia vistosamente il numero 14 dell'Aglianese. Chiaramente tutti coloro che sono ammoniti, ogni volta che gli viene fischiato un fallo contro, un attimo tremano perché potrebbe succedere il patatrac da un attimo all'altro. Tra l'altro Prati, se non vado errato, ha collezionato anche un'espulsione qualche giornata fa, quindi insomma il fantasma del cartellino rosso è lì a un passo. Un difensore molto promettente, un classe 2004, ex Fiorentina, quindi ci sta, ci possono stare gli errori di inesperienza, però in una partita come questa possono costare più cari che in tante altre circostanze. Tanto cade Montuori, non ravvisato il fallo, Mirval pensa ad andare in velocità, salta il primo uomo, prova a saltare anche Trovade, la palla inizialmente non era uscita, non è uscita neanche adesso, poi dopo giustamente Nizzoli protegge tranquillamente, la fa sua, ma Mirval aveva saltato bene il primo pressing in velocità e Grilli aveva provato l'inserimento centrale sul contropiede, non poteva vederlo il numero 90. Prati anticipato, prova di tacco, un grande passaggio Mobilio, poi Cela non la colpisce bene, Spurio si accascia sulle ginocchia e la fa sua. Bigica, Veneroso prende palla al numero 10, prova a lanciare Mirval che non era rientrato dal fuorigioco, quindi la palla era lunga ma il numero 90 non prova neanche. Torrini e Mirval indicano la fascia opposta a Veneroso, come a dire prova a cercare Mariani, lui non era in fuorigioco. Attenzione però, un errore in fase di impostazione del Prato, Veneroso recupera palla, si lancia Remedi in contropiede, però sbagliato il pallone il primo, poi Remedi ci arriva sulla palla, prova a metterla nel mezzo, la palla è per Bici che è in semi rovesciata! Nicola Bigica ha fatto un gol clamoroso, e l'Aglianese in vantaggio da Alessandro Lunardi, il magazziniere dell'Aglianese, a esultare. È forte il rapporto tra i due e lo sottolineano a questa maniera. 21esimo del secondo tempo, Bigica si coordina e di destro batte Nucci su assist di Remedi. Bella l'esultanza anche del numero 8 dell'Aglianese che corre verso Lunardi che era seduto davanti agli spogliatoi, tutta la panchina dell'Aglianese in piedi a esultare con lui. Mister Baiano dà qualche indicazione a Prati per la difesa centrale, quindi si sblocca il parziale quando siamo giunti al 21esimo del secondo tempo. Aglianese 1, Prato 0, gol di Bigica, secondo gol in campionato per l'otto nero-verde se non vado errato. La panchina dell'Aglianese prende il posto, torna al suo posto, ma forte l'esultanza del centrocampista dell'Aglianese che dalla fascia destra si è incuneato centrale, poi sul secondo palo, quindi sulla sinistra in semi rovesciata, appoggiato in porta. Prato sta già correndo alla panchina, Stefano. Per l'appunto con il neo arrivo Ciccone. L'Aglianese ha trovato il vantaggio, la squadra nero-verde in questa partita aveva dato la sensazione di essere un po' più concreta in chiave offensiva, il Prato nella ripresa aveva avuto due chance importanti, però nell'evoluzione della gara dava la sensazione di ruminare ma di non riuscire a trovare con continuità la via per far male a Spurio. Più concreta l'Aglianese con la bella giocata di Remedi e altrettanto splendida l'esecuzione di Bigica, la cui mezza girata ha freddato Nucci per il vantaggio della squadra nero-verde, che arriva in un secondo tempo nel quale sembrava che la formazione di casa
potesse soffrire un po' di più, ma invece la formazione di Baiano è apparsa molto molto ordinata. Adesso Colombini va a fermare con un intervento irregolare Mirval, fallo evidente, plateale, non può far altro che scattare il cartellino giallo. È pronto Ciccone, che è appena arrivato dal Sant'Angelo, giocatore con molte presenze anche fra i professionisti, entrerà in campo, vediamo al posto di chi, se verrà rafforzata la linea offensiva, dovrebbe uscire Cela, dunque fuori il centrocampista d'ordine Cela, anche perché la mediana forse qualche problema l'ha avuto, e adesso dentro Ciccone, che anche giocate individuali particolarmente interessanti e che potrebbero squarciare una situazione nella quale il Prato fa un po' fatica rispetto alle altre partite a costruire qualcosa di più. E spazio a proposito di nuovi arrivi anche dell'ex sanremese Giuffrida, che aveva giocato molto bene nel primo tempo a Seravezza in Coppa Italia. Fuori Soldani, dentro Giuffrida, non dovrebbe cambiare niente sotto il profilo tattico per quanto riguarda questo ultimo cambio, mentre per quello precedente, ovvero sia l'ingresso in campo di Ciccone, questo darà più forza offensiva alla squadra biancazzurra, mentre l'uomo d'ordine, o meglio quello che farà l'uomo davanti alla difesa, sarà Giordano, sarà Giuffrida. Intanto c'è un pallone lanciato nel cuore dell'area di rigore del Prato all'indirizzo di Mirval, ma c'è il recupero di Nucci che deve effettuare il rilancio di prima intenzione, disturbato da Mirval, ed è cartellino giallo anche per Mirval, una situazione che avevano vissuto quelli della Pistoiese o anche del Prato su due gol annullati a Carpi e al Lungo Bisenzio per disturbo sul portiere. In questa circostanza il gol non c'è stato, ma c'è stato il fallo dell'attaccante punito con il cartellino giallo, e c'è pronto Nucci che si prepara ad effettuare il rinvio in avanti con il Prato che adesso deve inseguire. Siamo al giro di boa del secondo tempo e Ciccone tocca subito il suo primo pallone, ma c'è stato subito immediatamente il rilancio da parte di Remedi nella zona di Nucci. Quindi riparte il Prato dalla propria retroguardia con i cambi avvenuti in questa seconda parte di secondo tempo. Con la Lianese si è sbloccata al 21 con Bigica, 25esimo del secondo tempo, vedremo di che entità sarà il recupero, ma manca ancora una vita prima di pensare al recupero. La Lianese adesso dovrà pensare a difendersi, perché il Prato ha già fatto un cambio offensivo e probabilmente, insomma, mister Lucio Brando, se non dovesse trovare il pareggio la squadra dei Lanieri, attenzione però subito a Colombi che si gira in area di rigore, doppio lavoro di Bruno Prati e di Cosimo Oliveri che mandano la palla in fallo laterale, se ne occuperà Chanamé. Che serve Mobilio lì vicino a lui, cerca ancora il numero 3 che è però in fuorigioco, errore banale quello commesso dal Prato con un fuorigioco regalato alla Lianese. Spurio va a battere il fallo laterale, l'arbitro chiaramente adesso in poi non transigerà su nessuna perdita di tempo, l'estremo difensore della Lianese guadagna sicuramente qualche metro sul punto di battuta. Richiama i suoi sulla fascia di appartenenza del pallone, quindi sulla destra. Rinvio basso verso Remedi, Mirval non riesce a metterci la punta per servire Veneroso, palla verso Nucci che pensa al rinvio lungo, prende qualche metro l'estremo difensore del Prato, palla dove c'è Montuori però che serve bene Mariani di testa, che scivola via con una magia al numero 2 del Prato Nizzoli, tiene la palla in campo e si dirige verso l'area di rigore, Mariani uno contro uno con Nizzoli che nel frattempo è rientrato, punta poi va sul destro, sul sinistro, ancora sul destro, mette... Non, destro Torrini prova al destro a giro, palla lunga, scusate per un attimo ha ubriacato anche me Mariani a forza di destro e sinistro, destro e sinistro, in più di un'occasione sembrava che il 77 fosse pronto a metterla in mezzo, reclamava palla Veneroso che si era inserito sul secondo palo, niente di fatto, si va dietro da Torrini che calcia male sul secondo palo, palla alta e quindi Nucci ha già battuto il rinvio, Prati svetta di testa ma lo anticipa Colombi, Bigica lungo senza badare all'estetica, Prati contro Mirval contro Colombini, alla meglio Colombini, Remedi alza la testa, chiama la partenza per Mariani, poi parte male però il suo mancino, va direttamente in fallo laterale, corre in posizione il capitano della Lianese, Nizzoli pensa a Colombini, poi si guarda davanti, si fa vedere Aprili, si va proprio verso di lui, Montuori fa buona guardia, Torrini aiuta a ripulire, palla lunga del Prato all'indirizzo di Colombi contro Prati, fallo del numero 14, Prati non dovrebbe protestare visto che è già ammonito,
infatti accenna una protesta, poi probabilmente si è ricordato di essere ammonito, ha cambiato idea in tempo 0,4 secondi. Grilli parla con l'arbitro, Trovade sul punto di battuta nuovamente. La curva del Prato intanto continua incessantemente a cantare per i propri giocatori. Palla in mezzo, Torrini spizza, Veneroso contro il numero 28, rimane a terra il numero 28 del Prato, il neo entrato Giuffrida dopo il contrasto con Mirval. Attenzione, adesso Remedi probabilmente aveva preso la palla, Mirval aveva cercato di liberarsi di Giuffrida, lo invita a rialzarsi un proprio compagno, si rialza subito. Il capitano va a parlare col direttore di gara, chiedono un fallo su Mirval, Giuffrida va su Grilli, Mirval interviene in sua difesa, probabilmente è stato tra i due, sì esatto, si scalda un attimo, si scaldano gli animi. Cambio nel Prato, intanto entra col numero 11 il bomber di Coppa, Francesco Renzi, esce al suo posto Aprili, un cambio, Stefano, se mi confermi, molto offensivo per mister Lucio Brando. Parecchio offensivo, perché adesso abbiamo Colombi, Ciccone e anche Renzi là davanti. In precedenza Giuffrida era caduto a terra, sulla ripartenza dell'Aglianese era stato meglio, reclamava un colpo subito al volto Giuffrida. Infatti ci sono discussioni sul terreno di gioco, adesso c'è una punizione un po' fuori il semicerchio dell'area di rigore della porta difesa da Spurio, da quel punto lì Shannamè mi pare fece gol a Seravezza, ma ci sembra che voglia andare all'esecuzione Andrea Diego Mobilio, è lui che sta prendendo la rincorsa, mezz'ora, 1-0, vantaggio aglianese, dentro dunque anche Renzi, seguiamo il calcio di punizione con Mobilio leggermente spostato a destra e Giuffrida proprio sulla traiettoria centrale, tutta l'aglianese sul lato lungo della propria area di rigore con Mattiola a ricevere indicazioni anche dal proprio portiere Spurio, ecco il fischio del direttore di gara, Mobilio sinistro, alto di poco sopra la traversa, l'aglianese rimane in vantaggio. Si salva per qualche centimetro Spurio che aveva messo le mani ma poi non ha toccato, insomma ha dato semplicemente l'impressione, la palla tocca all'esterno alto della rete, il numero 9 Colombi va a sistemare la palla sulla linea dell'area piccola per Spurio onde evitare qualsivoglia perdita di tempo. Quando siamo giunti, come ricordava Stefano, alla mezz'ora, il parziale è di 1-0 in favore dell'Aglianese, rete di Bigica al 21esimo, proprio il numero 8 a saltare non prende palla, Montuori su Colombi, Mariani di prima lancia Mirval, buono l'uscita di Nucci, però Mirval esce, prende la palla e segna, ha fregato Nucci con un tocco da rapace dell'area di rigore e Mirval proprio nella giornata in cui l'Aglianese ha preso la nuova punta sottolinea la sua presenza e la sua velocità, da rapace dell'area di rigore, il giocatore del derby, prima la Pistoiese, poi il Prato, sempre Rafael Mirval che fa 2-0, tutta la panchina impazzisce, siamo giunti al 31esimo minuto, l'Aglianese raddoppia il proprio vantaggio, esulta, Veneroso chiama i suoi in campo perché chiaramente la partita è ancora lunga, siamo al 31esimo minuto, dopo 5 secondi, da sottolineare come fa con il 5 il prof Vincenzo Misuraca, anche il grande assist di Mariani che di prima ha trovato una traiettoria veramente profonda e centrale buona per il numero 90 Mirval che ha anticipato il portiere Nucci che ha reclamato per un fallo e poi alla fine ha insaccato a porta vuota, 2-0 per l'Aglianese quando siamo giunti al 32esimo minuto, buona la ripartenza nero-verde che ancora una volta Stefano si è dimostrata letale in contropiede. Sono quelle fiammate che dicevamo all'inizio della partita e intanto molti tifosi biancazzurri dal settore ospite lasciano la porzione di tribuna di stadio a loro dedicata, spero che sia solamente così perché vedo un movimento un po' atipico, spero che sia solo la delusione dei tifosi che abbandonino lo stadio perché il Prato è sotto di 2-0 e non c'è molto tempo a disposizione per i biancazzurri per recuperare. Spero di interpretare un fuggi-fuggi di diverse persone dal settore ospite in questo senso qui. E lo dicevamo, comunque torniamo alla partita che deve interessarci di più, che le fiammate dell'Aglianese, le verticalizzazioni potevano fare male. Adesso c'è un cartellino giallo all'indirizzo di Mobilio.
che oggi è stato ingabbiato dai difensori e dai centrocampisti dell'Aglianese, che ha sfruttato le occasioni giuste. Avevo visto nel secondo tempo un Prato un po' troppo macchinoso e poco preciso nel fraseggio, e l'Aglianese ne ha approfittato, mentre invece purtroppo devo dire che dall'altra parte sta succedendo qualcosa che non ci piace. Vabbè, concentriamoci sul campo, ragazzi. Colpo di testa intanto di Colombini, vediamo se Nucci evita il calcio d'angolo. Sì, ci riesce, il controllo da parte dell'estremo difensore del Prato, che si prepara ad effettuare il lungo rilancio. Ormai siamo al 33esimo, non c'è molto tempo a disposizione per la squadra biancazzurra, con Colombi che si incula in area di rigore, stretto in sandwich fra due giocatori dell'Aglianese, ma non crediamo ci fossero gli estremi per il calcio di rigore. Assolutamente, c'è il pallone raccolto da Spurio che si prepara ad effettuare il rilancio. Questo sarebbe un passo falso pesante per la squadra biancazzurra nell'economia della classifica, ma anche nell'economia del momento psicologico, mentre per l'Aglianese una vittoria che sarebbe davvero straordinaria e che farebbe ripartire quel cammino splendido che la squadra di Baiano aveva iniziato dalle prime giornate di campionato, che era stato interrotto qualche settimana fa da qualche passo falso, non ultimo quello della gara casalinga contro la Bagnolese, se non ricordo male. Sì, esatto, un 1-0 maturato nei primi minuti del primo tempo contro la Bagnolese, a cui l'Aglianese non era riuscita a rispondere. Intanto sembra tornata la calma apparentemente nel settore ospiti dei tifosi del Prato, qualche battibecco al di fuori della tribuna come sottolineava Stefano, ma il campo intanto sta continuando a dire la sua, sempre 2-0 il punteggio. Intanto si leva la casacca De Sagastizabal e a terra Mirva, all'esausto probabilmente dalle tante corse. Il Prato non se n'è accorto, il direttore di gara nemmeno, si continua a giocare, quindi Remedi prende palla, vede il suo compagno a terra, però non si ferma il gioco, lancia Mariani, c'è Nucci fuori dall'area di rigore, giustamente fa scorrere la palla. E il Prato, così come non l'ha fatto l'Aglianese, non butterà fuori il pallone e quindi si continua a giocare. Trovate Mobilio. Ancora Trovade che rientra sul mancino, punta Grilli, aspetta il movimento di Nizzoli contro Torrini. Nizzoli serve in area di rigore, Remedi spazza, il guardalinea era lì a pochi metri, non ravvede il fallo sul numero 2 e quindi si continua a giocare col fallo laterale. Cambio per l'Aglianese, come vi dicevamo poco fa, esce con il numero 90 Mirval, autore della rete del 2-0, entra al suo posto con il numero 9, il neo arrivato Santiago De Sagastizabal. Cambio quindi ruolo per ruolo, vediamo quello che farà la nuova punta nero-verde. Tanti veramente gli applausi, all'indirizzo del numero 90, che ha segnato una rete pesantissima, quella del raddoppio alla mezz'ora del secondo tempo. Siamo giunti intanto al 36esimo, 9 minuti più un recupero ancora da giocare al Bellucci di Agliana. Il punteggio è sempre di 2-0 in favore dell'Aglianese. Prato manovra sulla destra con Nizzoli, che cerca e trova Trovade, palla sul secondo palo, provo il tiro di miracolo di Spurio sul tiro di Colombini, miracolo di Spurio sull'inserimento di Colombini o Shanamess, se non vado errato forse Shanamè, perché Colombini era qualche metro indietro, quindi Shanamè prova al destro e Spurio da pochi passi respinge. Un gol che avrebbe cambiato la storia della partita. L'Aglianese intanto riparte con Veneroso, servito De Sagastizabal sulla corsa, che trova la palla dopo un rimpallo, si accontenta di una rimessa laterale importantissima, perché il Prato l'Aglianese prende fiato, recupera tempo e fa salire i suoi, ma miracoloso, sottolineiamo ancora una volta, l'intervento di Spurio, provvidenziale, da pochi passi su Shanamè, che si era fatto trovare pronto nell'inserimento sul secondo palo. Intanto ancora un cambio per il Prato, esce con il numero 32 Trovade, esce con il numero 42, entra con il numero 42 Cossi. Cosa cambia, Stefano, in questa fase di gara con questo cambio?
che ovviamente Quassi è un giocatore che ha più doti offensive sotto il profilo degli inserimenti, però vedo anche un po' di delusione di Trovade che va in panchina al 38esimo, in precedenza grande occasione del Prato, anch'io non ho visto esattamente chi è andato alla conclusione, c'era anche Chanamè che era sul primo palo, non so se sia stato proprio lui a concludere, ma è stato davvero provvidenziale il reattivo Spurio che ha salvato proprio sulla linea di porta. L'arbitro Peletti si è voltato verso il suo assistente Franzoni per capire se la palla aveva varcato la linea di porta o no, fatto sta che comunque è stato certificato il salvataggio ad opera dell'estremo difensore dell'Aglianese, che ha mantenuto il risultato sul 2-0 ed è un doppio vantaggio mentre il tempo continua a passare, che rende molta tranquillità alla formazione neroverde. Oggi il Prato si è fatto travolgere un po' dal nervosismo, come purtroppo spesso accade quando ci sono cornici eccezionali nel derby o anche in trasferta, non arrivano mai in casa Lanieri i risultati positivi, e anche oggi, come era successo contro la Pistoiese, un 2-0 in un derby un po' particolare, quello con l'Aglianese, che non fa bene ovviamente al morale della tifoseria in vista soprattutto della gara di mercoledì contro lo Scandicci. Intanto c'è questo pallone filtrante che viene controllato dall'estremo difensore Nucci, che si prepara ad effettuare il rilancio, ma è un Prato che non è molto compatto, deve andare Colombia ad intervenire di testa. Vedete quante maglie bianche ci siano in questo fazzoletto del campo, segnale tangibile di un coinvolgimento tattico positivo da parte della formazione nera-verde, che in questo momento beneficia anche della condizione psicologica favorevole. Il velo di Mobilio non facilita il recupero di Nizzoli, perché in vantaggio ci sono sempre quelli dell'Aglianese, che beneficiano di una rimessa laterale. Cambio ancora intanto nelle file dell'Aglianese, vediamo Pardera pronto ad entrare in campo, Bigica stava zoppicando qualche istante fa, potrebbe essere un cambio ruolo per ruolo, vedremo adesso quando si girerà. Invece no, esce col numero 77 Mariani, quindi perde imprevedibilità l'Aglianese e dribbling in fase offensiva a favore di sostanza in mezzo al campo. Pardera, ricordiamo, contro la Bagnolese entrò, fu uno dei migliori in quei pochi minuti che ha passato in campo. Dopo pochi minuti su una mischia sul calcio d'angolo purtroppo ebbe una storta alla caviglia e dovette abbandonare il terreno di gioco, ma recuperò un paio di palloni e ebbe un paio di incursioni interessanti. Vediamo quello che sarà in grado di dare oggi il numero 23, che è un ex, ricordiamo, un ex Prato, Pardera. Vediamo cosa riuscirà a fare in questa partita molto particolare per lui. Fischia intanto fallo il direttore di gara, il guardaline era lì a pochi passi, non aveva visto, chiamano i sanitari perché abbiamo sentito un rumore forte e secco, però non sappiamo se era sul parastinco o sulla scarpa, sembra sul parastinco perché Torino è già in piedi. Se un rumore del genere fosse stato sulla scarpa probabilmente avrebbe impiegato qualche secondo in più a rialzarsi in piedi. Giacomo, voglio sottolineare questo da persona che non segue tutte le gare e tutti i minuti delle singole gare dell'Aglianese. Grande applicazione tattica di questo Torrini, mi ha impressionato, perché è facile l'attaccante che fa gol e fa il cross, il posizionamento di questo ragazzo oggi è stato semplicemente perfetto. Sì, Torrini che oggi si è ritrovato anche in un ruolo... in un ruolo non suo, Stefano, perché insomma ha giocato esterno quasi a tutta fascia di centrocampo, lui che è un centrocampista centrale, diciamo, una mezzala. Intanto rimane a terra Colombi dopo il contrasto con Montuori, si è già rialzato il numero 9, il Prato con Chanamè entra in area di rigore, si lascia cadere il numero 3, viene visto chiaramente la simulazione da parte del capitano del Prato, nessuno dei Lanieri protesta, era approvato giustamente il numero 3 a prendersi il calcio, numero 3 Chanamè a prendersi il calcio di rigore, ma il direttore di gara era lì a pochi passi. Intanto si accendono gli animi anche in tribuna qua. In tribuna centrale si alzano i toni, quindi vediamo
come andrà a finire la partita. Intanto Bijica continua a zoppicare, vediamo se mister Baiano provvederà a fare qualcosa per sostituirlo oppure no. Però sono entrati Veneroso, De Sagastizabal e Pardera, se non vado errato, quindi insomma le sostituzioni sono ancora a disposizione. Baggiani, vediamo, si leva la divisa e tornerebbe, perché insomma Bijica quest'oggi ha giocato esterno di destra, che solitamente è il ruolo che ricopre proprio Lorenzo Baggiani, il classe 2002. Ancora Torrini contro Nizzoli, palla per Mobilio, ancora Nizzoli contro Torrini, la prende di faccia probabilmente il giocatore con la maglia numero 7 dell'Aglianese. Bijica ancora in campo claudicante, la botta presa poco fa sulla metà campo probabilmente ha sortito un effetto meno piacevole del previsto. Baggiani continua a scaldarsi sul calcio d'angolo battuto corto dal Prato, Quassi con la palla sui piedi, entra sul, col destro in area di rigore, la leva a Remedi, poi ancora Mobilio che pensa al tiro di sinistro, largo la conclusione del numero 7 con la maglia blu che non crea preoccupazioni a Spurio, che prende il pallone e si avvia verso la linea dell'area piccola. Rimane in campo Bijica, Baggiani continua le operazioni di riscaldamento, Spurio invita i suoi a salire, siamo giunti al 43esimo, mancano due minuti più recupero. Partano gli sfottò anche in tribuna centrale in questo momento, i tifosi del Prato vistosamente delusi dal risultato maturato qui al Bellucci, risultato che per ora premia l'Aglianese sul punteggio di 2-0, vedremo poi quello che dirà il verdetto al 90esimo. Insomma, per il momento il parziale premia i neroverdi, sbaglia intanto la misura del lancio Grilli che prova a servire Veneroso, ma la palla è decisamente troppo in avanti per il numero 10, un minuto e mezzo più recupero al triplice fischio. Torrini lascia scorrere la palla e si guadagna un fallo laterale in proprio favore sul lato corto dell'area di rigore. Con tutta la calma del mondo il numero 7 si avvia a battere, l'arbitro e il guardaline sollecitano la ripresa del gioco, Baggiani intanto aumenta i giri del motore nel riscaldamento, quindi prevediamo un suo ingresso in campo. Ancora Torrini di destro svirgola e serve Chanamè, non Chanamè ma Ciccone. Remedi però recupera l'ennesimo pallone della sua partita, partita ottima ancora una volta del capitano. Bijica per Veneroso contro Quassi, numero 10 difende palla, prende un calcio, l'arbitro lo ravvede e fischia punizione in favore dell'Aglianese. Ha da dire qualcosa poi anche i giocatori del Prato che stavano protestando. Torrini fa stretching a conferma di quanto diceva Stefano poco fa, insomma è stata una partita di sacrificio da parte del numero 7 in un ruolo non suo, quest'oggi si è sacrificato sull'esterno di sinistra, fascia che di solito è di competenza di Simone Perugi, che quest'oggi è squalificato per somma di ammunizioni raggiunta la settimana scorsa a Budrio sul campo del Mezzolara. Nucci intanto fa ripartire il gioco quando è scaduto il tempo regolamentare, dovrebbe arrivare a momenti la segnalazione del recupero, ancora non c'è in piedi nessuno dalla panchina dell'Aglianese, quindi mi immagino arriverà a brevissimo perché il tempo regolamentare è finito. L'arbitro intanto ravvede un fallo di mano di Remedi, la palla gli picchia addosso. Baiano infatti chiede quanto di recupero e segnalano 5 minuti di recupero, il guardaline segnala che ci saranno 5 minuti di recupero, le panchi, probabilmente la terna arbitrale presa dai tanti falli che ci sono stati in questi momenti si era dimenticata di dare i minuti di recupero, sono 5 i minuti di recupero segnalati. Palla in mezzo del Prato, De Sagastizabal, calcio di rigore per il Prato, Stefano, colpo di testa di Remedi a liberare quando sono iniziati, anzi in realtà saremo al primo minuto di recupero ma verosimilmente inizieranno da quando sono stati segnalati, non lo sappiamo, Mobilio non pensa a tutto questo, è già sul dischetto. Sì, abbiamo visto questo tocco di mano che ha originato un calcio di rigore in favore del Prato, Remedi forse no, o Remedi ha fatto il rinvio sulla mano di Pardera che era entrato, Baiano è abbastanza sconcertato per la decisione del signor Stefano Peletti, ma c'è calcio di rigore la cui esecuzione è affidata a Mobilio, il rigore contro il Crema l'aveva battuto Colombi domenica scorsa, qui dal dischetto invece vuole andare Andrea Diego Mobilio contro Andrea Spurio, ecco il fischio del direttore
giocatore di gara. Parte Bobilio, il tiro e c'è il gol. Il Prato cerca di riaprire la partita. L'esecuzione vincente è quella di Bobilio, che aumenta il proprio score in maglia bianca-azzurra, 2-1. Siamo al 47esimo, alla fine ci sono 180 secondi. Esatto, fantasmi adesso che si vedono in campo per l'Aglianese, perché nell'altro derby contro la Pistoiese aveva ottenuto il vantaggio fino all'ultimo istante di gara, poi un rigore concesso agli arancioni al 97esimo, anche lì nel tempo di recupero la Pistoiese aveva preso il pareggio, portando via un punto dal Melani, prendendosi un punto in casa propria. Adesso il Prato è tutta riversata in attacco, anche perché i giocatori offensivi non mancano. Calcio di rigore, svirgolato il rinvio di Chanamè, anche quello della difesa dell'Aglianese, prova Grilli, sbaglia nuovamente la misura verso Veneroso che allarga le braccia, parte ancora Nucci, siamo giunti al 47-50, partita riaperta dal rigore trasformato da Mobilio al 46esimo del secondo tempo. Attenzione malinteso nella difesa dell'Aglianese, intanto per fortuna dei neroverdi Mobilio si trovava in fuorigioco. Mi immagino che in questo momento Spurio non correrà per andare a battere il calcio di punizione, si fa dare la palla dal raccattapalle, poi si dirige invece sportivamente Spurio, con una corsetta si dirige verso il punto di battuta. Ecco la sostituzione di cui prima, Bigica verosimilmente lascerà il posto a Baggiani, il numero 8. Si dirige verso l'uscita, viene a dare il cambio al numero 24, Baggiani, e quindi Baggiani torna in quella che è la sua posizione naturale a destra. Bigica, grande partita anche lui di sacrificio sulla fascia destra. Quando siamo giunti in realtà al 49esimo minuto, vedremo l'arbitro quanto tempo ancora farà giocare, se ci sarà sicuramente i 30 secondi della sostituzione da recuperare, più il recupero effettivamente è stato indicato quando era il 46esimo del secondo tempo, quindi vedremo se si partirà dal 46esimo, se l'arbitro non l'aveva comunicato ma aveva già fatto partire il minuto di recupero. Palla lunga all'indirizzo di Tezzabal, non arriva. Colombi contro Prati, Colombini sbaglia la decisione, Spurio corre verso la palla, Colombini provava la conclusione, aveva visto Spurio fuori dai pali e giustamente ha provato la conclusione. Non condividono la scelta i suoi compagni e i tifosi in tribuna centrale del Prato. Spurio alla rimessa dal fondo quando mancherebbero in realtà 15 secondi più i 30 del recupero della sostituzione, quindi 45 secondi alla fine della partita. Vedremo poi il direttore di gara quanto farà Desagastizabal. Vince un rimpallo importante, Veneroso lo perde contro Quassi, il numero 42 del Prato, però serve Grilli che vince un rimpallo, la porta avanti Desagastizabal, subisce fallo il numero 17 non ravvisato dall'arbitro. Pardera esce in pressione su Nizzoli, pressa ancora alta l'Aglianese nonostante sia veramente l'ultimo istante di partita. Il numero 7 Mobilio prova a lanciarla avanti, la butta fuori Montori, la butta fuori anche Torrini, Quassi contro Remedi, alla meglio Remedi che poi viene franato giù dal numero 42, avanza col numero 28 il Prato, palla lunga sulla sinistra verso Chanamè, palla messa in mezzo, Oliveri la devia, arriva verso Nizzoli che manca incredibilmente il pallone, Torrini ancora uno scatto, triplice fischio del direttore di gara, triplice fischio del direttore di gara e tre punti per l'Aglianese, importantissimi nel derby, una partita incredibile. Primo tempo equilibrato 0-0, secondo tempo vinto dall'Aglianese con le reti di Bigica, Mirval e poi Mobilio che accorcia. Una bella partita, grazie a Stefano Chini di essere stato con noi. Il Prato, insomma, dopo il pareggio di Crema fa un altro passo falso. Eh sì, questo non ci voleva contro una grande squadra, perché l'Aglianese è una squadra di grande livello, questo va detto. Oggi forse un passo indietro sotto il profilo del gioco, anche se la gara è da interpretare valutando anche la forza di un'Aglianese ben disposta in campo e che tatticamente ha fatto una prestazione eccellente. Al Prato è mancato la spinta giusta in chiave offensiva. Sono tre punti pesanti questi per la formazione neroverde.
tre punti pesanti, perché l'Aglianese non vinceva da un po' di tempo, va a riprendersi tre punti in un momento fondamentale, come dicevamo a inizio telecronaca, tre punti importanti che fanno morale, fanno classifica, dalla regia di Gianmaria Maiorano, Giacomo Mazzanti e Stefano Chini è tutto, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, buon calcio.